Detriti, rami e spazzatura, tutti ben visibili in più punti sul lungolago. Il cattivo tempo di questi ultimi giorni ha trasportato in città rifiuti di ogni tipo e così oggi sul fronte lago, dal cantiere fermo delle Paratie fino a dopo Piazza Cavour, erano ben visibili i segni del passaggio del cattivo tempo e naturalmente anche dell'inciviltà delle persone. Il fenomeno si ripete ovviamente ogni volta che cadono ingenti quantità di pioggia, che trascinano nel lago rami, foglie e detriti di diversa natura, che poi con il vento e le correnti arrivano a lambire la città. E così in queste ore fa bella mostra di sé una patina marrone di poltiglia di rami, foglie, aghi di pino e fango, che continua a ricoprire il tratto di lago più vicino alla costa. Uno spettacolo certamente poco edificante da presentare ai tanti turisti che affollano la città. Oltre alla necessaria opera di pulizia, sarà decisivo anche il meteo delle prossime ore per capire se il fenomeno potrà essere alimentato da ulteriori piogge oppure no. In base alle previsioni, domani è previsto un tempo in prevalenza nuvoloso, con rovesci temporaleschi sparsi più probabili la notte e in tarda serata. Previsioni che si ripropongono quasi immutate anche per la giornata di venerdì 1 giugno.